come potete vedere il sentiero sale con una scalinata ben tenuta. Vedete che segnavia ogni tanto è dipinto sui muri. Salendo subito dopo abbiamo questo bellissimo scorcio della Punta Chiappa che si nota laggiù, di fronte a un gruppetto di case. Fare attenzione alla segnaletica, appunto, che è dipinta sui muri anche delle case. Vedete a destra Portofino Vetta. Ora vabbè, diciamo che è difficile sbagliarsi, quasi impossibile, non lo so, perché come potete vedere abbiamo dei segnali frequenti. La salita si alterna alcuni pezzi in cui il sentiero spiana. Si continua a salire e si incontrano presto un altro gruppetto di case. E da qui possiamo vedere che ci sono qualche panchina per sedersi, per rifiattare come c'erano prima. Da qua in poi il sentiero diventa leggermente più impervio, come potete vedere ci sono delle rocce che affiorano dal sentiero qua e là. Qua il sole ci batte d'inverno poche ore probabilmente. Ormai prossima alla biforcazione dove ci incontriamo il sentiero principale che da Portofino Culm va verso Pietrastrette. Qui siamo arrivati in cima al sentiero. Ora, Portofino Mare da 1 ora e 40, San Fruttuoso 1 ora e un quarto, ma noi oggi ci fermiamo dalle parti di Pietrastrette. Andiamo. Qua troviamo un'altra, diciamo, piccola area per fare picnic, soste con qualche panchina e qualche tavolino. Subito dopo qua troviamo un altro bivio, ragazzi. Allora, qui noi comunque dobbiamo continuare sempre di qua a sinistra per andare a Pietrastrette. Dimenticavo il segnavia da seguire, ora è il quadrato rosso, colorato di rosso, quindi almeno quello è quello che dà per andare a Pietrastrette. Mentre procedo lungo questo sentiero, piuttosto largo e abbastanza pianeggiante, ora noi procediamo anche perché il tramonto sta arrivando e non me lo vorrei perdere. Eccoci qua, siamo arrivati a Pietrastrette. Come potete vedere sono abbastanza riconoscibili come zona perché è un po' diversa dal percorso.